Amici della guida di Pippi di Zippi, bentornati a casa nostra. Oggi salsa al cioccolato fondente. Che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di cioccolato fondente, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, cacao in polvere amaro e con questo andremo a comporre la nostra salsa. Metto in microonde un attimo lo sciroppo di glucosio, così mi è più facile da recuperare tutto quanto quando lo metto in pentola. Mettiamo l'acqua, mettiamo lo zucchero, mescoliamo, aggiungiamo il nostro sciroppo di glucosio e andiamo a portarlo a bollore. Portiamo a bollore l'acqua, lo sciroppo di glucosio e lo zucchero, setacciamo il cacao. Una volta che lo sciroppo è pronto, versiamo a pioggia il cacao e lo portiamo a cottura. Siamo arrivati all'ebollizione, versiamo il cacao all'interno della nostra preparazione, riportiamo a ebollizione. Non fatevi dei problemi se dovessero capitare dei grumi, tanto poi dopo andiamo a frullare il tutto per renderla bella setosa. Andiamo ad aggiungere il nostro cioccolato fondente. Cominciamo a farlo sciogliere, frulliamo. Sistemate in vaso, fatela raffreddare il più velocemente possibile, la conservate in frigorifero, si conserva per una ventina di giorni. È un insaporatore, quindi molto carica. Se la preferite più dolce, aggiungete un pochettino più di zucchero. Potrete andare a guarnire delle salse come una crema pasticcera, una crema inglese o della panna montata. La potete utilizzare come se fosse una guarnizione a un vostro dolce. E con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.